Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Lo so, il cambiamento sarà un po' spiazzante per chi entra in questo video per la prima volta e o comunque vede una location differente, ma adesso ne parliamo. Oggi infatti sono qua per fare un unboxing e un video aggiornamenti. Prima di iniziare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network e anche quella della mia affiliazione Amazon, e se comprate là io riceverò una piccola percentuale e a voi non sarà dato nessun sovrapprezzo che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza sbizzarrire oltre, direi di cominciare. Direi di cominciare dall'elefante nella stanza, il fatto che non sono nella mia solita location. Il motivo è che mi sono trasferita per motivi di lavoro e studio e di conseguenza non ho potuto portare con me tutte le librerie come ho fatto fino ad adesso. E quindi questo è quello che ci troveremo d'ora in poi nello background dei miei video. I libri che ho portato qua a casa nuova sono tutti quanti facente parte della mia TBR, quindi non troverete alle mie spalle libri che ho già letto. Il motivo è che ho preferito portare qua libri che avevo ancora da leggere in modo da non riempire lo spazio appunto con scatole eccetera di libri che avevo già letto, considerando che ho una mole incredibile di libri ancora da leggere. Quelli alle mie spalle non sono tutti i libri che ho da leggere, non sono tutti i libri in TBR, ma ho intenzione ogni volta che torno a casa, che comunque qualcuno della mia famiglia sale dove sto io, di fare il cambio, quindi di lasciare a casa mia i libri che leggerò e di portare qua libri che invece non ho ancora letto. È il motivo per cui vedete una spesa di titoli che non sono tantissimi, però sì. Questo che cosa comporta a livello di video? Perché per adesso soltanto lo sfondo è probabilmente la luce, perché devo ancora abituarmi a fare video appunto in questa casa nuova. Ma per tutto il resto diciamo che non cambia nulla. L'unica cosa che potrebbe cambiare è che mi vedrete fare magari video wrap up in cui cambio il vestito e i capelli due volte o una o un paio di volte, sì, all'interno dello stesso video, perché potrebbe darsi che li registrerò in due parti. Questo succederebbe soltanto se magari a metà mese scenderò a casa, quindi farò il ricambio dei libri e quindi non li avrò materialmente qua quando si tratterà di fare il wrap up. Quindi in quel caso li vedrete appunto con l'immaginetta vicino alla mia faccia, oppure nel caso in cui mi vedrete col cambio outfit e cambio capelli sarà appunto perché, per evitare di mettervi l'immaginetta soprattutto nei book haul, ho registrato in più tranche il video. Spero di essere stata chiara, non c'è altro come cambiamento, perché per il resto il canale rimarrà assolutamente lo stesso e anche gli argomenti ovviamente rimarranno sempre gli stessi, cambia soltanto il background in sostanza. Niente, fatemi sapere quindi se l'audio è buono, se la qualità è buona. Io sto sempre registrando con l'iPhone, però mi rendo conto che c'è un po' di eco perché la casa ha i soffitti molto alti. Ultima cosa, tutti i video che avete visto a febbraio sono stati pre-registrati, in realtà sono qua da un po', quindi è probabile che vedrete nel corso del mese di febbraio-marzo dei video mescolati, quindi un po' con questo background, un po' con il background a casa. Sappiate che quelli che ho registrato appunto a casa sono pre-registrati. Ultima cosa, ci potrebbero essere dei leggeri cambi di inquadratura perché sto cercando ancora il modo migliore per registrare, quindi se vedrete appunto cambiare un po' l'inquadratura, comunque adesso non sarà perfetta, sappiate che nel corso dei video cercherò di renderla il più perfetta possibile muovendomi nello spazio in cui sono. A questo punto direi che gli aggiornamenti sono finiti e possiamo passare all'unboxing. Ho usato come scusa, diciamo così, questo paccone enorme da parte di Saldapress principalmente per farvi appunto gli aggiornamenti, ma anche perché è un pacco gigante che non ho ancora aperto. Ieri ho tentato di aprirlo su Instagram ma non avevo le forbici. Adesso sono munita di forbici, quindi lo apriamo. Allora, io so già che cosa c'è dentro, perché sono libri che ho, in realtà fumetti, che ho richiesto io, e perché è una serie che seguo già da un po'. Se seguite un po' il canale sapete già che cosa sto aspettando da Salda, che cosa stavo aspettando da Saldapress, perché è un'uscita, diciamo, che richiedo ogni volta che esce. Mi sono un po' incazzata con le parole. Ma c'è una sorpresa anche! Bellissima! Allora, la cosa più bella ve la faccio vedere alla fine, non me l'aspettavo, quindi grazie mille Saldapress, e comincerei con il primo dei tre fumetti, anche qua macchine e traffico che si rincorrono, comunque con il primo dei tre fumetti che mi è arrivato, vale a dire Angel Spike volume 4. Questo qua si chiama Uomini e Lupi.
Giusto per fare un po' di chiarezza, anche se lo avevo già detto quando avevo parlato di Angel Spike volume 2, questo fumetto nasce con il nome di Angel. Il primo volume infatti si chiama soltanto Angel, ed è il secondo volume in poi che prende il nome di Angel Spike, Angel più Spike. Quindi se non trovate il volume 1 di Angel più Spike è perché non esiste, c'è semplicemente il volume Angel. Devo dire che tra i due fumetti mi sta piacendo molto di più il susseguo di Angel Spike rispetto a quello di Buffy, perché lo sto trovando meno confusionario e più di intrattenimento. Quindi sono curiosa di leggere adesso questo secondo volume, secondo, quarto volume, e di vedere come continua la storia. Fra Angel e Spike, nel corso della mia vita di fangirl di Buffy, il mio preferito era Spike. Già all'epoca ero grande fan dei Bad Boys, quindi preferisco più Spike rispetto ad Angel, ma non mi lamento perché entrambi sono buoni protagonisti. Adesso vediamo questa storia dove va a parare. Come sempre il libro costa 19,90 e alla fine del fumetto trovate la cover gallery. Vi faccio vedere giusto una tavola, senza farvi spoiler magari, ecco, questa qua. Sono tavole disegnate un po' stile anni 90, secondo me, all'inizio non era proprio così. Con il passare dei numeri trovo che stiano andando verso il classicheggiante, uno stile un po' più classico, non so se mi sono spiegato. Io poi non sono una grande esperta di disegni di fumetti, vi parlo soltanto di ciò che percepisco come lettrice profana. In ogni caso, questo qua era il primo dei tre fumetti arrivatimi. Il secondo è Buffy l'ammazzavampiri. Come facilmente intuibile, questo qua è il volume sesto, vale a dire il segreto della cacciatrice. In cover abbiamo Buffy e Faith e non vedo l'ora di vedere anche questo dove sta andando a parare. Se avete seguito gli ultimi wrap up sapete che lo spin-off di Buffy Willow mi era piaciuto, ma la serie principale Buffy l'ammazzavampiri proprio l'avevo trovata un po' più confusionaria. È un reboot, questo qua, della serie originale di Buffy, questa volta ambientata ai giorni nostri, e spero vivamente che in questo sesto volume si vada avanti con la trama, perché ci sono un sacco di cose che sono successe, ma che sono state lasciate un po' a metà. Capisco che comunque è un volume, una serie a fumetti, e in quanto serie ha bisogno di prendersi il suo tempo, ma penso che ora sia arrivato il momento di andare un po' avanti con la trama, quindi vedremo come se la cava. Anche questo costa 19,90 e vi faccio vedere qualche tavola. Ecco, andiamo di qua. E questo spiega anche la differenza dei disegni tra Buffy ed Angel. Come vedete, lo stile di questi fumetti, di questo fumetto, è un po' diverso rispetto a quello di Angel. Quello di Angel è un po' più classico, con le linee forse un po' più dure, mentre questo qua ha le linee un po' più morbide. Non mi dispiaccio, non è questo né come è disegnato Angel, però comunque è una differenza che ho notato. Ero convinta che anche questo fumetto avesse la cover gallery, in realtà non mi pare ci sia in questo caso, ed è una cosa che apprezzo, perché comunque i fumetti non sono di una grandissima mole, anche se rispetto ai primi volumi stanno crescendo di mole, quindi sono contenta che ci sia un bel po' in più da leggere. Terzo e ultimo fumetto è un mattonazzo che sinceramente non vedo l'ora di iniziare, infatti sarà il primo che leggerò, vale a dire Buffy l'ammazzavampiri stagione 10. Non so se lo sapete, l'ultima stagione di Buffy vista in serie TV ha un finale, non è un finale aperto, però lascia qualcosa di un po' scoperto. E queste cose un po' scoperte, diciamo, sono state rielaborate all'interno di un fumetto, appunto la stagione 10 di Buffy l'ammazzavampiri. Questa qua è l'edizione, questo è il volume 1 ed è gigante. Costa 29,90 perché comunque è il doppio in realtà dei fumetti che vi ho appena mostrato e prende vita successivamente all'ultima stagione di Buffy. Io sono contentissima perché non ho mai avuto l'occasione di leggere effettivamente il fumetto dopo la fine della serie TV. Vi faccio vedere le tavole che sono diverse rispetto alle tavole di Buffy l'ammazzavampiri come lo conosciamo adesso, diciamo, perché in questo caso mi sembra, poi non so se cambierà nel corso dei volumi, che i volti dei protagonisti, quindi Xander, Buffy, Willow, il signor Giles, anche Spike, vedo qua, sono molto più simili ai volti degli attori della serie TV che non al momento ai volti dei personaggi del fumetto.
Questo perché inizialmente i volti dei personaggi del fumetto di Buffy, cioè questo qua, erano molto simili ai volti degli attori della serie TV. Poi, andando avanti con i volumi, invece, i disegni sono cambiati e i volti degli attori non erano più riconoscibili all'interno dei disegni dei protagonisti. In questo caso, invece, ci sono i volti degli attori e quindi sono riconoscibili i personaggi. Devo dire che lo apprezzo perché mentre Buffy l'ammazza vampiri che vi ho mostrato prima è un reboot, questo qua è un continuo, un prosieguo e quindi ci sta che i volti siano gli stessi. In questo caso abbiamo la cover gallery e lo sketchbook ed è alla fine del libro, non occupa comunque una grande parte all'interno della trama e ci sono sia tavole a colori che tavole in bianco e nero. Ovviamente tutti e tre i volumi hanno tutti quanti tavole a colori e pesano un sacco. Adesso arriviamo a quello che non mi aspettavo. Io avevo chiesto soltanto questi tre volumi, mi è arrivata un'altra cosa e non me l'aspettavo proprio. È questa qua, credo che sia la tote bag di Buffy. Adesso la apriamo insieme. Non sapevo. C'è anche la spilletta! Non sapevo mi sarebbe arrivata, quindi grazie mille. La spilletta è bellissima. La spilletta dice Vampire Slayer Sunnydale. Non so se si vede. Non sono brava a fare gli zoom ravvicinati, poi con l'iPhone ancora meno. Comunque, questa qua è la spilletta e finisce di prepotenza sul mio giubbino di jeans. Sapete che sul mio giubbino di jeans sono una marea di spillette e questa rientrerà. E poi il pezzo forte, la tote bag di Buffy, che mi sembra anche abbastanza grande, è questa qua con il balloon con scritto Ciao, sono Buffy, sono nuova. Bellissima. Ma dentro c'è qualcosa. Ah, ok, dentro c'è il segnalibro di Buffy l'ammazzavampiri e poi dietro il segnalibro di Firefly. Questa è super apprezzata, esattamente quanti fumetti è la spilletta perché la uso di solito le tote bag per portare libri o per fare la spesa, quindi grazie mille. E niente, con questo il mio video unboxing e aggiornamenti finisce qua. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate, insomma, di audio e qualità video. Sappiate che cercherò di migliorarla comunque e fatemi sapere se voi, gente degli anni 90, ma anche non, eravate team Buffy oppure team streghe. Io personalmente non posso scegliere. A questo punto direi che il video può finire qua. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un pollice in su e un commentino qui giù. Se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!